Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo test mode. Ora sono qua a presentarvi questo John Deere Serie 6010S, creato da non mi ricordo chi perché il nome della pagina è abbastanza lungo, quindi vi lascio in descrizione come sempre il link per poter scaricare questo mod qua e anche il link della loro pagina in cui hanno fatto anche tanti altri John Deere e quindi prendo l'occasione per fare un video per ogni modello che trovo. Ce ne saranno penso 4-5, forse anche di più. Quindi magari per chi di voi vuole avere, non so, un mezzo particolare nella propria azienda, seguendo questi test mode qua magari riesce a trovare, oppure consultando direttamente la loro pagina, riesce a trovare magari qualche mezzo che potrebbe interessargli, ecco. Parto da questo qui, deve essere quello più piccolo di tutte quante le serie che ho visto, quindi partiamo dal piccolo per poi andare verso il grande. Devo dire che è fatto veramente molto bene, non so se il modello base sia preso dal gioco e mi ha messo tutto quanto il resto sopra, ma comunque devo dire che è stato ben curato, non è fatto a caso con colori sbagliati o altre cose, ma vedete, è realizzato bene, adesivi fatti bene, più o meno, sono proprio tanto a fuoco, ma non importa. Vedete anche la cabina, tubo di scarico, cassetta degli attrezzi, sollevatore posteriore, cioè veramente ben realizzati secondo me, non sono fatti a caso, ma sono fatti bene, non dico proprio perfetti perché sicuramente mancherà qualcosa, ma diciamo che meglio di niente, va. Altra categoria trattori medi, e qua c'è solo una fracca di configurazione a mano, proprio vedete adesso qua, 6010 Premium. Se queste qua sono tutte quante le configurazioni che avete, quindi ci vorrà un bel po' prima di farvi vedere tutto quanto. Prima cosa, il colore design sarebbe praticamente la protezione che avete qua davanti sul cofano quando avete il caricatore frontale. Qua potete avere poi front hydraulic, sarebbe il sollevatore anteriore che vedete qua davanti, senza niente, zavorre da 360 kg, quelle diciamo a fette, chiamiamole così, 560 kg, 760, 1010 e 1010 peso diciamo unico, eppure normale così. Gomme Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian, configurazione potete averle così, con senza viti 4 ma solamente quelle centrali. Wide servono gomme larghe, poi potete avere wide full rim sia davanti che dietro, vedete così o così. Poi potete avere le ruote posteriori gemellate, back twins wheels full rim, vedete senza viti in più ma solamente queste qua. Oppure potete avere gomme larghe posteriori, gomme larghe anche dietro qua. Full rim, penso anche queste qua, non riesco a capire bene perché ci sono scritte talmente lunghe che non riesco neanche a capire cosa cavolo hanno messo. Oppure tutte quante le gomme gemellate sia davanti che dietro, poi anche larghe, full rim anche queste qua, oppure anche wide twin wings, cioè gomme larghe sia davanti che dietro. Poi altre, vedete, una marea di configurazioni, poi vedete le ruote fine per trattamenti ad esempio sul mais oppure raccolta patate, ruote gemellate fine dietro, oppure normali. Design standard, Starfire 3000 sarebbe il GPS, vedete questo qua che vedete qua sopra, per andare bene durante le lavorazioni su campi grandi e per evitare di sprecare, non so, ad esempio metri di lavoro oppure sprecare prodotto per niente, senza o con. Poi avete, vabbè, design, configurazione, ruota standard, lasciamo perdere. Design standard, TLS, che è una roba che riguarda qua davanti, che riguarda l'asse, vedete? Fate cambia qua quello che vedete standard oppure questo qua che non so cosa sia. GPS è un'altra cosa che non c'entra nulla. Non c'entra assolutamente. Ah, quando mettete il GPS, quello che avete visto sopra, viene fuori anche il monitor qua. Infatti se fate caso, adesso io qui tolgo, vedete che scompare il monitor da qua. Poi abbiamo, vabbè, il design. GPS, vabbè, non c'entra niente. Vabbè, la mod, non c'entra nulla. Shield sarebbe praticamente la protezione detto prima, quella che quando usate il caricatore frontale evita che magari qualcosa vi possa danneggiare il radiatore davanti. Seric knob sarebbe praticamente il pomello sullo sterzo, infatti se io provo a farvi vedere, vediamo se riesco. Io mettete, vedete, viene fuori il pomello qui sul volante. Poi avete trasmissione, potete avere power quad, poi vedete che poi cambia anche in base a cosa scegliete. Infatti se io provo, vedete, faccio questo qua, power quad, sarebbe quello, mi pare, meccanica. Vedete, se faccio power quad premium cambia qualcosina. Poi se faccio auto power, mi fa quella, penso, variazione continua. Potete avere anche la retromarcia, potete avere la magnetica oppure elettrica. Vedete che cambia addirittura anche cioè sarebbe l'inversore più che altro, il reverse sarebbe l'inversore. Vedete che cambia pure anche al lato del volante, vedete, magnetica o elettronica o elettrica. Front work light bottom sarebbe praticamente luci di lavoro queste qua anteriori. Poi
parafanghi sì o no, potete averli davanti, potete averli anche dietro, solamente dietro, oppure wide back fender, sarebbe praticamente parafanghi posteriori larghi, potete averli anche davanti e dietro, stretti, oppure anche larghi, vedete, in base a cosa scegliete. Poi qua avete passenger seat, sarebbe il sedile del passeggero, potete metterlo sì o no, vedete che infatti poi compare quando voi lo fate, lo selezionate, vedete, sì o no. Cambi box, potete mettere ad esempio, non so, roba da mangiare o altre cose, infatti scompare, ricompare. Beacon light standard, quindi non avete niente, potete averlo a destra, a sinistra oppure entrambi. Specchietto per la retromarcia, ma risultato rimorchio, vedete che è spunta, vediamo se vi lo farò vedere. Vabbè, non si vede, ma comunque là davanti, dentro a vostra destra in alto. Poi avete display dell'aria, che è quella che vedete qua di fianco, vedete qua. Poi avete 6510, 105 cavalli, 6510p, 105 cavalli, 50 km/h, vedete, fatete che cambia 40-50. 6610p, premium sarebbe, 40 km/h oppure 50 km/h, e 6810 e 6910, che sarebbe quello più, quasi più grande, oppure c'è 6110, 910S, da 40 a 50 km/h, vedete? Aggancio al caricatore frontale, dovete avere di due tipi, avete stall, hour, oppure aloe, oppure John Deere, quello per usare i caricatori frontali di questo marchio qua, appunto, oppure no. Gli fenders, non so perché mi metto fuori questa roba qua, vedete, cioè mi viene fuori qui e qui, non ho capito il perché, perché tanto alla fine non cambia niente, c'è già l'opzione, quindi non so perché l'abbiano messa, forse per un errore. Ed ecco qua, il nostro mezzo è completo. Faccio vedere un attimino quello che ho selezionato io prima e devo dire che è veramente ben animato qui all'interno. Il sound non so se sia suo proprio esatto esatto, ma non so, non so dirvi. Sentite un attimino e ditemi voi cosa ne pensate. Mi sembra tanto come quello del John Deere 7810, però non so se il sound motore sia sempre quello, però penso più o meno sì, anche se magari un pochettino più strozzato, ecco. Se state chiedendo perché il mio Mino sembra spastico, è perché all'interno avete anche l'IC, quindi voi premete il tasto barra spaziatrice dentro premuta e viene fuori varie opzioni, ad esempio che potete aprire la portiera a destra e a sinistra, tirare giù il pentolone dello sterzo, sollevare il pentolone dello sterzo, aprire la porta di destra, aprire il portellone anteriore e poi in teoria anche, vabbè, qua vedete anche gli specchietti da poter regolare. No, cos'è questo qua? Ah no, che posso tirare su e giù i vari lampeggianti in teoria. Vediamo, sì, vedete, anzi no, posso farli sparire direttamente se mi interessa o non mi interessa averli. E qua stessa cosa, qua potete chiudere il portellone. Qui avete il finestrale laterale. Poi qua avete questo qua non so cosa sia, non ho capito cosa sia. Ha già scritto Close Mouth Attack Balls. Forse deve centrare con il sollevatore, vedete che ci sono delle sferette qui, vediamo se facendo così la cosa cambia. Sì, adesso sono sparite delle sferette, qua dietro ci sono delle sfere, qui compaiono quando voi selezionate e deselezionate quel comando che avete visto prima. E non so a cosa serve sinceramente, ammetto la mia ignoranza. Close end throttle, open end throttle, praticamente funziona tutto quanto tramite la levetta oppure tramite acceleratore pedale, vedete? Figa sta cosa qua, vedete anche togliendo l'inversore che si muove, vedete? Cambio marcia, lo fa da solo, vedete, in base a come andate, quando accelerate lui cambia da solo. E poi che altro c'è di bello? Portellone posteriore come sempre, mancherebbe il pistoncino idraulico che si è un attimino, è un po' buggato, vedete? Vabbè, quello non è un problema. Passeggero, qua avete sedile, può essere, non può essere fatto niente purtroppo. Qua avete sempre il solito vetro laterale, potete aprirlo, nient'altro. E adesso andiamo in campo e vi faccio vedere un attimino come si comporta con le varie lavorazioni. Eccomi qua arrivato in campo, vediamo subitissimo come si comporta in aratura ad esempio, ecco. E poi lì in base, sì, non dovrebbe far così, dovrebbe stare ferma la marcia, perché una volta inserita voi dovete usare solamente quella. Ecco qua qualche problemino spastico, vedete, la marcia non si inserisce, resta praticamente bloccata, ma non importa. Non sistemare questa cosa qua, magari impostare una marcia e tenerla, non far così. Sembra veramente molto spastico.
Questo qua cambia in base al girimotore, vedete che infatti variano un po', quindi è per questo che la leva vedete che si muove. Però devo dire che è fatto molto bene per quanto riguarda configurazioni, vediamo anche la parte, diciamo, illuminazione interna quando fa buio. Eccomi qua di notte, come potete notare la strumentazione si accende da sola, sia questa qua davanti che il monitor del GPS e anche la radio. Però purtroppo appena io accendo i fari non succede niente per quanto riguarda la strumentazione, è tutto quanto buio, il che non è proprio una buona cosa perché di solito quando si lavora di notte tutta la strumentazione si retroillumina appunto per agevolare il lavoro senza andare a tantoni. Quindi io spero che magari nella prossima versione sistemino questa cosa qua, perché sinceramente il resto devo dire che, come detto prima, è veramente fatto benissimo. Però mi pecca in questa cosa qua. Però comunque devo dire che non è male, ve lo consiglio assolutamente, come sempre link in descrizione per scaricare questa bella bestiola qua. E date un'occhiata alla loro pagina che è piena di altri John Deere pronti per essere utilizzati nelle vostre aziende. Quindi niente, vi saluto con questo bellissimo rombo del motore John Deere e ci vediamo al prossimo test mode. Ciao ciao!